ha aperto il suo locale il 23 ottobre, a poche ore dalla stretta del governo su bar e ristoranti. Ha grinta da vendere, Wang, 27 anni, cinese, in Italia da ormai 18 anni e con la passione per il mondo della ristorazione. Una lunga esperienza come cameriere e poi una scelta di coraggio che suona come un messaggio di speranza per tutta Pesaro e non solo. Da qualche giorno il suo ristorante Do Hit nella galleria dell'Ipercop Miralfiore è aperto al pubblico. E così Wang diventa il simbolo di un'Italia che non si arrende e prova a ripartire nonostante le difficoltà. Il ristoratore, nel suo locale di oltre 100 metri quadrati, accoglierà gli ospiti con diversi piatti della cucina cinese, dal sushi ai ravioli fatti al momento. Wang, lei ha sfidato il Covid ed ha aperto il suo locale il 23 ottobre, a poche ore dall'ultimo decreto emanato dal governo, una sfida coraggiosa. Sì, è stata una gran sfida, diciamo, potevamo aprire questo locale 10 mesi fa. Poi è stato il primo lockdown, ci hanno bloccato, appena calmato un po' la situazione abbiamo cominciato un po' di lavoro. Quando siamo pronti, vogliamo riaprire questo, siamo pronti per attivare questa attività. È arrivato proprio la seconda decreto, ci siamo fermati, diciamo, a questo tempo. Simbolo del fatto, questa apertura, che lei non si arrende. Quanti dipendenti ha? Al momento abbiamo 6 dipendenti. E che cosa propone ai pesaresi? Quali piatti? Ah, qua abbiamo, diciamo, i piatti principalmente, abbiamo il sushi più fresco, diciamo, abbiamo la qualità molto alta. E la tempura, nella cucina abbiamo la tempura, che è molto speciale. E, diciamo, ramen, e spaghetti giapponese con brodo. E ci sono dei ravioli speciali di gamberetti, quelle cose lì. Quindi oltre ai pranzi servirete anche aperitivi e colazioni? Sì, serviamo anche colazione, poi aperitivi abbiamo classici, spritz, anche un po' di specialità con tè caldo e tortine dolcette. Ha già avuto qualche prenotazione? Sì, però pochissimo. Adesso, diciamo, le gente se poco, diciamo. Però siete fiduciosi? Sì, diciamo, sì, restiamo in gambe, diciamo, dobbiamo provare.